Sono determinati a non scendere dal tetto i due attivisti che da ieri mattina protestano contro lo sgombero dello stabile di Via del Vivaio alla periferia di Bologna, occupato sabato scorso da 15 famiglie di sfrattati e liberato dalle forze dell'ordine intervenute su indicazione del vice sindaco Claudio Merighi. I due manifestanti, un sindacalista dell'ASIA RDB e un immigrato, hanno trascorso la notte sul tetto delle ex scuole Collodi, accampati in una tenda, e non sembrano intenzionati ad abbandonare l'edificio fino a quando non verrà trovata una soluzione adeguata per gli inquilini. Siamo ancora qui in presidio permanente, siamo ancora qui sul tetto proprio per questo, perché le uniche risposte che ci sono state date sono risposte che trattano l'emergenza sociale come un problema di ordine pubblico, quindi soltanto forze di polizia e funzionari di polizia. Non c'è stata la possibilità di aprire un tavolo, non c'è stata la possibilità di aprire una trattativa, non c'è stata la possibilità di parlare con nessuno che potesse prendere delle decisioni per tamponare l'emergenza abitativa ormai, diciamo, eclatante su tutto il territorio di Bologna provincia e direi di tutta la regione Emilia-Romagna. Gli altri occupanti, italiani e stranieri, hanno dormito nei camper e nelle auto sistemate all'esterno della struttura, per quello che ormai è diventato un presidio permanente di solidarietà. Anche i tre nuclei familiari che in un primo momento avevano accettato di alloggiare nell'albergo popolare messo a disposizione dai servizi sociali, alla fine hanno preferito dormire in Via del Vivaio e aderire al presidio. I due attivisti intanto si apprestano a trascorrere un'altra notte alla Diaccio e sono stati isolati sul tetto, denuncia il sindacato, vista la decisione delle forze dell'ordine di impedire ogni contatto con gli altri manifestanti. C'è attesa ora per l'arrivo in città del commissario prefettizio. Il sindacato infatti spera di riuscire ad aprire un tavolo di trattative per sbloccare l'emergenza.